Buonasera a tutti, ai partecipanti a questo incontro e di presentazione della mostra Fusioni Urbane. È la prima grande iniziativa dopo le interruzioni dovute al lockdown e cedo subito la parola all'assessore alla cultura del comune di Pordenone, il dottor Pietro Tropeano, che ha voluto fortemente questa iniziativa. Buonasera a tutti. Grazie, dottor Danin, per me è un piacere essere qui. Innanzitutto un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo via streaming. Per me è veramente un piacere iniziare questo rapporto anche via etere. Lo proseguiremo, vedrete, più in là anche con un'altra bella iniziativa che parte proprio da questa biblioteca si intitola La cultura viaggio online, ma avremo modo di parlarne. Oggi siamo qui per presentare una mostra, una bella mostra di Francesco Miressi, che naturalmente ringrazio per essere qui con noi, ma soprattutto per riprendere un rapporto, riprendere il rapporto con voi, riprendere un rapporto con la città, con gli eventi culturali, dare l'idea che la cultura continua a vivere ed è giusto che sia così. Continua a vivere nei suoi aspetti migliori e soprattutto nei suoi spazi migliori, come appunto la biblioteca civica. Come dicevo poc'anzi, mancava solo la biblioteca civica a completare gli spazi che adesso hanno eventi espositivi. Abbiamo Palazzo Richieri con la bella mostra di Francesco Comello, abbiamo il Museo di Storia Naturale con la mostra di Sam Baert e poi abbiamo anche Galleria Bertoia con la mostra su Federico Fellini. Questa completa con le fusioni urbane di Francesco Miressi, completiamo veramente gli spazi espositivi della nostra città. Una mostra che fotografa proprio nel vero termine della parola e lo fa con delle metodiche importanti che dopo l'autore ce ne parlerà, la città, la fotografa negli aspetti suoi particolari, nelle sue zone un po' particolari. E quindi viviamo in un'atmosfera conosciuta e viviamo all'interno di qualcosa di familiare e questo è molto bello sia per chi ci guarda, è molto bello per chi verrà a vedere la mostra dal vivo su prenotazione naturalmente. Quindi io non mi dilungo ancora, dico solamente che gli eventi culturali che ho appena nominato vanno assolutamente visti naturalmente tramite prenotazione. La città e la cultura ha bisogno di voi e sicuramente non mancherete di venire. Passo la parola e ringrazio anche la curatrice della mostra, Loredana Gazzola, che porterà anche i saluti del presidente dell'associazione Media Daonis che ha voluto collaborare, ha voluto portare questa mostra in biblioteca civica. Grazie a tutti e un buon ascolto, della mostra. Grazie. Bene, buonasera a tutti, benvenuti. Vi ringrazio di essere qui con noi per dire proprio sono qui per dirvi due parole. A questa mostra personalmente ho fermamente creduto fin dall'inizio perché lo vedrete quando verrete a visitarla. Le fotografie sono interessantissime e dedicate in un modo speciale a Pordenone. Le fotografie sono scorci della città, ma una città letta in modo molto poetico e in maniera molto inusuale. Pertanto, è una mostra anche un po', come dire, con delle immagini diverse dal solito. Credo che tra un po', quando l'autore Francesco Miressi ve ne parlerà, forse io spero che voi vi incuriosiate. Certamente vi dico che siamo anche noi onorati di riaprire un pochettino il discorso mostre in biblioteca, perché, come ha detto prima il dottor Tropeano, certamente è importante ripartire, fare delle cose e impegnarsi in quello che è, direi,
in questo momento la cosa più importante, nel diffondere la cultura e nel diffondere la bellezza. E quindi in queste mostre, che poi guarda caso ci sono tre mostre fotografiche in Pordenone, quindi io credo che possa diventare veramente polo per chi ama la fotografia. Io vi dico, non perdetele, perché sono tutte, io credo, assolutamente interessanti. Non voglio dimenticare niente, se non voglio dirvi anche che vi porto i saluti del professor Giannatiempo, presidente dell'associazione Naonis, che ha appoggiato questa mostra, e passo la parola a Francesco Miressi, che vi parlerà del suo lavoro. Buonasera a tutti e grazie. Buonasera a tutti, io sono Francesco Miressi, sono l'autore di questa mostra. Intanto vi ringrazio tutti i qui presenti per essere venuti ad ascoltare questa nostra presentazione. I miei ringraziamenti vanno sicuramente alla biblioteca, a tutto il personale della biblioteca, al direttore, e tutte le persone che hanno collaborato per poter realizzare questa bellissima cosa. Non vi nascondo che sono emozionato adesso nel parlarvi, quindi sì, era inevitabile l'emozione in un momento così. E ringrazio Media Naonis per aver appoggiato questa iniziativa, per aver creduto anche in questo progetto. E una parola di ringraziamento molto, molto forte alla curatrice Loredana Gazzola, che ha saputo con la sua bravura, con la sua capacità indiscutibile, valorizzare le opere che io ho esposto. Ed è il risultato veramente, mi è piaciuto tantissimo, quindi la ringrazio pubblicamente. Ringrazio anche tutte le persone che hanno, per vie traverse, comunque lavorato affinché si realizzasse tutto questo. E adesso inizio a parlarvi un attimo della mostra, cercando di cogliere i punti principali. Allora, io parto da un concetto molto semplice e fondamentale. Io ho amato questa città, la amo tuttora, la vivo, e l'ho guardata sotto molti aspetti. E un concetto che vorrei arrivasse da questa mia presentazione è un concetto molto semplice: non esistono i luoghi brutti in una città e i luoghi belli, perché qualsiasi luogo della città, se visto con attenzione, con una certa profondità d'animo e di sguardo, può diventare un luogo bello, può avere delle bellezze. Quindi non mi piace quando sento quel quartiere è brutto, quel posto è brutto, quel luogo è brutto. Io ho trovato dei luoghi che non vengono calcolati per interesse, per estetica, e soffermandomi in queste vie, in questi luoghi, ho trovato delle cose molto belle che ho cercato di rappresentare, ecco, in questa mostra. Ho utilizzato una tecnica particolare, è vero. Si tratta di sovrapposizioni, di esposizioni multiple di fotografie, ma perché con questa tecnica qui ho ottenuto quello che meglio, secondo me, rappresentano le immagini che io ho visto con i miei occhi, col mio sguardo. Cioè, ci sono anche dei luoghi che mi fanno sognare, che mi danno emozione, mi danno gioia. Quindi ho iniziato con questa tecnica ed è stato un lavoro molto coinvolgente, che è andato avanti per un paio d'anni di passeggiate, di momenti di silenzio, di analisi, di tutte queste cose qui. Quindi, ecco, direi questo, secondo me, vuole essere proprio l'essenza della mostra della città. E un'altra piccola cosa che voglio aggiungere, poi cerco di non farla lunga, è che anche nel rumore, nel trambusto della città vissuta, della città che vive durante il giorno con tutte le proprie attività, e se noi abbiamo controllo su noi stessi, su ciò che stiamo guardando e su ciò che stiamo ascoltando, possiamo ritrovarci
in un momento di silenzio bellissimo dove restiamo solamente noi e il paesaggio urbano. Ecco, questa è l'essenza della mostra. Io adesso cederei la parola ad Adriano Loci e quindi Adriano, se vuoi intervenire, ti ascoltiamo. Buonasera a tutti, sentite? Io ho qualche collegamento prima che non funzionava. Onoratissimo di essere stato invitato, onoratissimo di presentare Francesco, che conosco ormai da diversi anni. Se fosse un po' più giovane potrei dire che l'ho visto nascere, ma dai, possiamo dire che l'ho visto nascere fotograficamente, almeno quello. Avete già fatto ringraziamenti a tutti gli enti che hanno collaborato. Volevo solo dire una cosa su Pordenone. Francesco lo sa benissimo. Da 10 anni che sono delegato, 11, che sono delegato regionale della FIAF, che è la Federazione Italiana delle Associazioni Grafiche, e Pordenone in regione è la provincia nella quale si muovono di più i circoli, si muovono di più le amministrazioni che riescono a produrre, come ho sentito, a parte Francesco, che è quella che quella siamo qui stasera, la mostra di Comello in contemporanea, Fellini, eccetera. Mi pare che si stiano facendo delle cose egregie, quindi i complimenti vanno sicuramente stesi. Francesco ha già accennato un po' al suo lavoro. Io ho avuto modo di vederlo, a vedere alcune delle immagini in anteprima. Diciamo che mi sono piaciute, diciamo subito, ma piaciute intimamente, non piaciute così solo esteticamente, che è la cosa forse più banale. Quando andrete a vedere la mostra rimarrete veramente soddisfatti, perché Francesco ha indovinato le sovrapposizioni esatte, ha scelto le immagini giuste, ha lavorato sulle architetture, sui colori, ed è una mostra bellissima da vedere, esteticamente molto bella. Ma quello che mi è piaciuto di più è che sicuramente è una mostra che valorizza la città di Pordenone come soltanto uno che la conosce sempre, che l'ha percorsa, diciamo, non solo con i passi ma anche con gli occhi, e che la ama, poteva produrre. La tecnica usata da Francesco non è una novità, però è sempre piacevole vederla. Andiamo ai tempi del surrealismo, Giacomo Manrei, quando sovrapponeva, no, delle immagini negative fotografiche così solo per fare sperimentazione. Giocavamo anche noi negli anni 60 e 70 sovrapponendo diapositive, eccetera, ma lo facevamo cosa? O per provocazione o per stupire. Qui dietro c'è invece un sentimento che è quello che dovrebbe animare tutta l'arte in generale. E Francesco è riuscito a ottenerlo e a trasmetterlo mentre con queste opere. Volevo chiederti due cose brevemente, anche perché sai che devo scappare, che ho un appuntamento a breve, no? Hai accennato cosa sul lavoro, ma volevo dire, come ti è nata questa idea di fare un lavoro del genere? Dopo che hai visto le immagini che avevi, o sei già partito di tuo con un progetto in testa? Te lo dico molto semplicemente. Mi sono trovato davanti una parete dove c'erano una serie di alberi e le ombre di questi alberi proiettate sul muro. Era una giornata in cui c'era una luce bellissima. E guardando questa parete, che a me piace molto, mi sono chiesto che bello che sarebbe se ci fossero più alberi. Lo so che è banale, però è stato così. E allora ho fatto una serie di scatti immaginando già di sovrapporre queste fotografie. Il risultato che ne è venuto fuori è una delle foto che c'è nella mostra, che è stata la prima in assoluto. Solo che dopo il mio sguardo è andato oltre, quindi ho iniziato veramente a guardare le strade, a guardare i palazzi, a guardare i cartelli stradali e a sperimentare. Non sempre le cose funzionavano, però ritornavo nei luoghi, approfondivo di nuovo. È stato un processo veramente molto, molto energico, ecco. Sì. Ho paura. Sì. Aspettiamo Adriano.
Vediamo che forse ritorna. Sì. Sì. Allora, nel frattempo che attendiamo Adriano Locci che rientra, evidentemente ha qualche problema tecnico, vi accenno altre due cose riguardanti questa mostra, due cose molto importanti, che sono esposte anche due poesie sulla città di Pordenone. E una, ecco Adriano in collegamento. Sono problemi tecnici qui col collegamento, abbiamo troppi apparecchi collegati. Niente, non so dove eravate arrivati, non vi vedo, mi sentite almeno? Sì, sì, ti sentiamo, sì, sì. Benissimo, benissimo. Non so cosa è successo in questo minuto che mancava. Ricordo appunto la situazione velocemente. La foto di partenza, il progetto è nato semplicemente su una parete dove vedevo dei riflessi degli alberi. Ho sognato in quel momento di vedere molti più alberi riflessi su quella parete, talmente bella che era la luce in quel luogo, in quel momento. E così ho pensato, ho detto proviamo a sovrapporre questa immagine e vedere che cosa ne esce fuori. Da lì è partita una forma di curiosità che mi ha spinto ben oltre, nel senso che dopo ho iniziato a guardare le strade, ho iniziato a guardare i palazzi e tutto quello che è contenuto nella mostra. Quindi è stato un susseguirsi di emozioni di questo genere, ecco. Sì. È diventato un progetto in pratica strada facendo. Certo. C'è stato l'input e poi sei partito, no? Ma okay. Ti dirò che non avevo neanche immaginato di fare una mostra inizialmente, è proprio un progetto personale, un qualcosa in cui credevo e volevo vedere dove arrivavo, insomma. Quindi è cresciuto col tempo, sì. Ecco, diciamo che è così che deve essere, soprattutto perché se lavori quasi per impegni presi, sai, dopo ci sono anche degli sforzi, forse che producono dei risultati non accettabili. Invece se fatto con passione, con criterio, sicuramente funziona meglio. Un'ultima cosa che poi vi lascerò. Tecnicamente parlavo di sovrapposizioni, sappiamo come succedeva una volta, eccetera. Ora sembrerebbe tutto più facile con strumenti, con software di tipo Photoshop o da altri. E il lavoro che hai fatto, visto che è anche un lavoro certosino, insomma, a metterti lì, ad allineare correttamente, a scegliere le immagini giuste, che per forme, colori si possono adattare, eccetera. Tecnicamente come l'hai svolto? Come l'hai vissuto? Come l'hai prodotto? Allora, guarda, lo dico molto semplicemente. La prima selezione la facevo con lo sguardo, nel senso che proprio mi trovavo nella scena. Sono arrivato a un certo punto di questo percorso, per cui io guardavo la scena e immaginavo già la fotografia come potevo sovrapporla. Quindi proprio i miei occhi guardavano a una seconda immagine da sovrapporre alla prima. Quindi è diventato proprio un comportamento quasi inconscio durante questo lavoro qui. Dopodiché ti dirò che ci sono stati anche degli insuccessi, nel senso che a volte credevo di aver visto delle cose, le provavo e dopo il risultato non mi piaceva, non mi convinceva, ma ritornavo nello stesso luogo con la voglia di riguardarlo, di rivedere che cosa non avevo visto nel modo giusto. Ci ho perso parecchio tempo, ecco, ma è stato un tempo piacevole, ben sì, devo dire assolutamente sì. Ecco. Beh, immagino, i risultati poi si vedono. Io non direi altro. Abbiamo concesso il patrocinio a questa mostra come federazione, dopo aver valutato. Il patrocinio è, diciamo, una medaglietta, una spilla che brilla sul petto di Francesco e viene rilasciata soltanto a mostre di qualità. Siamo contenti di averlo dato perché sicuramente la mostra lo merita. Cercherò di esserci, speriamo si sentono voci di zone arancioni, non vorrei che succeda di nuovo qualche chiusura proprio all'ultimo momento, ma verrò volentieri a vedere la mostra dal vivo. Ti ringrazio Francesco. Grazie Adriano e grazie a tutti coloro che sono presenti a questa conferenza e spero che tutti
che abbiano voglia di visitare la mia mostra. E un ringraziamento anche al dottor Tropeano per il suo intervento, per le sue parole, e passo la parola al dottor Tropeano per la chiusura. Grazie a tutti. Ma velocemente io ringrazio naturalmente il nostro curatore che sta dall'altra parte, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, ringrazio coloro che ci ascolteranno anche in differita. Ripeto, non mi voglio ripetere, grazie a Francesco Miressi per la sua, non solo per la sua bravura, ma anche perché fare mostre in un momento come questo è sempre una scommessa e lui l'ha voluta affrontare. Quindi credo che la cosa più bella sia dargli la soddisfazione di venire a vedere la sua mostra. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima volta. Grazie. Arrivederci.